Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come: Isola dei Famosi, concorrente si spinge oltre e fa lo sciopero della fame, rischia il collasso. L'Isola dei Famosi, Ilaria Blasi.L'Isola dei Famosi è uno dei programmi più amati di sempre. Il programma condotto dalla bravissima Ilaria Blasi infatti sta riscuotendo un enorme successo come ogni anno. Molti sono i concorrenti presenti sull'isola che stanno combattendo con la forza per arrivare a vincere il programma. Oggi infatti sono diversi i concorrenti che stanno lottando contro la fame sull'isola, alcuni di essi infatti hanno già perso tantissimi chili e il dimagrimento è evidente. I morsi della fame infatti si stanno facendo sentire, ma non è così per un concorrente sull'isola. Concorrente dell'isola rischia collasso. A quanto pare i morsi della fame però non si sarebbero fatti sentire per uno dei concorrenti dell'isola. A decidere di non mangiare infatti è stato proprio Nick Luciani, cantante dei Cugini di Campagna. A portare a tale decisione il concorrente sarebbe stato proprio il pesce pescato da Guendalina Tavassi. Il naufrago infatti avrebbe detto che piuttosto che mangiare il cibo pescato da lei preferirebbe fare lo sciopero della fame. Molti concorrenti in merito a questa frase hanno storto il naso. Ma a quanto pare non è l'unico che preferirebbe lo sciopero al cibo procurato da Guendalina, anche Nicolas Vaporidis, che avrebbe sottolineato che alcuni concorrenti dell'isola sarebbero stati in grado di procurarsi il pesce solo perché avvicinato alla riva. Pesce che secondo il concorrente sarebbe malato perché arrivato alla riva pancia all'aria e quindi incommestibile. È già successo qualche tempo fa infatti quando una concorrente prese del pesce alla riva e lo stesso fu cucinato da Nick, che ebbe una grave dissenteria e forti crampi allo stomaco. La situazione si è presentata di nuovo con Guendalina Tavassi, che avrebbe comunicato ai compagni di aver pescato il pesce a mani nude. Ma non tutti hanno creduto alla bravura di Guendalina, lo stesso Nick ha deciso di fare delle domande più nello specifico, tanto che la bella romana ha dovuto ammettere di averlo preso a riva. Nick infatti ha annusato che come previsto aveva un cattivo odore e presentava parti mollicce e altre più rigide. Così Nick ha deciso di non mangiarlo. Nick. Ovviamente d'altra parte Guendalina si è sentita molto offesa, tanto che ha deciso di cucinarlo ugualmente nonostante tutti l'hanno avvertita di una possibile dissenteria, stessa che ha avuto il concorrente Nick qualche tempo fa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!